nuove strategie, soprattutto piani di innovazione da parte della Regione Marche per poter incentivare la crescita dei centri commerciali naturali, attività commerciali aggregative che sono identitarie del territorio urbano, delle città, dei borghi, dei paesi. Qui ad Ascoli Piceno un'attività molto importante che va a delineare delle progettualità basandosi su un finanziamento di 5 milioni di euro. Interazione fra le parti, protagonisti, comuni, i sindaci, dei borghi, dei paesi, delle città della Regione Marche in collaborazione con i cittadini. È così che deve essere. Responsabilità attiva, partecipazione attiva del fare per progettare le attività del futuro, del domani. Noi oggi presentiamo un bando importante di 5 milioni di euro da fondi PORFESR che sono messi a disposizione per quegli esercizi commerciali ma anche attività artigianali di qualità che si uniscono, si aggregano per presentare dei progetti dove appunto l'innovazione è il tema principale. L'utilizzo anche di nuove tecniche di marketing, di comunicazione, mettere in rete in sostanza quelle che sono anche gli strumenti e le opportunità che la modernità in un certo senso ormai concede alle imprese per aumentarne la competitività. Quindi siamo pronti ad accogliere progettualità che vedono appunto negozi vicini tra loro sostanzialmente, ad esempio in una stessa via, in una piazza, nelle città più grandi oppure nei borghi, nei piccoli comuni. Questo è un bando che può dare delle risposte importanti anche all'entroterra, quindi con dei progetti dove in maniera diciamo integrativa possono anche intervenire le amministrazioni comunali, le pubbliche amministrazioni, con un'integrazione abbiamo un altro fondo a disposizione diretto per i comuni, un fondo che attualmente è di circa 700.000 euro ma che stiamo aumentando di volta in volta, in modo tale che una volta che parte il bando partiranno i primi progetti presentati, si creerà una graduatoria, poi a seconda di quella graduatoria ci saranno dei progetti laddove siano interessati integrativi da parte delle amministrazioni comunali. Pensiamo di dare molte risposte perché i progetti massimo arrivano a un finanziamento di 150.000 euro su 5 milioni, quindi praticamente pensiamo che riusciamo a soddisfare la maggior parte delle richieste che arriveranno da tutta la regione. Facciamo un'analisi e soprattutto come procede questo progetto e come cammina questa andatura verso l'innovazione, verso il futuro dei bandi e chi ne usufruisce? Allora, diciamo che noi dobbiamo sostenere il più possibile, lo stiamo facendo, soprattutto le piccole e medie imprese, le imprese più piccole, le micro. Noi abbiamo un ecosistema imprenditoriale regionale che è fatto soprattutto di PMI, che sappiamo avere più difficoltà, ma è normale, nel accogliere diciamo, l'innovazione. Questo perché? Un po' per tradizione, spesso sono delle aziende a conduzione familiare dove magari ci sono persone grandi che laddove non c'è stato il ricambio generazionale, quindi dove c'è maggior difficoltà magari a accogliere proprio anche culturalmente gli strumenti dell'innovazione, dall'altro proprio mancano quegli strumenti di esperti, ad esempio è fondamentale per quando si parla di innovazione appunto nell'impresa cercare di attivare tutta una serie di esperti che possano fare anche da consulenze. Quindi la regione sta facendo questo, sta mettendo in campo tantissimi strumenti su ogni segmento, dall'industria al commercio, all'artigianato, anche all'agricoltura, dove aiutiamo soprattutto le imprese più piccole, perché le più grandi da questo punto di vista vanno da sole, hanno le risorse, hanno gli strumenti, hanno l'organizzazione per poterla affrontare in maniera diversa, quindi noi sostanzialmente cerchiamo di aiutare le piccole e medie imprese, che poi appunto è la realtà più diffusa della nostra regione. Assessore, un commercio sempre più attivo e attento allo sviluppo delle dinamiche del futuro. Come immagina questi centri commerciali naturali all'interno della città di Ascoli Piceno? Ma noi abbiamo una città talmente bella, talmente visitabile, che la dobbiamo rendere sempre più attrattiva, e in questo il centro commerciale naturale aperto è un nostro progetto fin dall'inizio. Ci stiamo lavorando, stiamo facendo discorsi importanti con tutti i commercianti e ci faremo a questo punto capofila di questo progetto che la Regione e l'assessore Antonini stanno portando avanti, perché è molto importante far sì che chiaramente creiamo queste serie di attività unite tra di loro con l'aiuto del Comune per
far diventare il centro, che è bello di suo, un centro commerciale naturale aperto dove possiamo dare tutti i servizi possibili che a volte per motivi legati o all'attività o alla presenza di più persone rispetto a un centro commerciale vero non ci sono. Quindi noi dobbiamo creare le condizioni che un centro così bello e così attrattivo possa avere le stesse potenzialità, le stesse funzionalità di un centro commerciale naturale, in questo caso da shopping. Quali sono le esigenze che richiedono attenzione da parte del commercio, attività commerciali di Ascoli Piceno? Ma guarda, noi più che altro adesso stiamo lavorando su un riequilibrio delle attività produttive, cioè far sì che in una realtà come quella che possa essere il centro storico ci possano essere tutti i servizi, tutti i tipi di attività che possano servire a quella che è la popolazione che viene a visitarlo o che vive il centro storico. Oggi come oggi c'è stato, se vogliamo così, l'abbiamo visto dal censimento, un disequilibrio di questa situazione. È vero che c'è stato un cambiamento, lo diceva il TG1 proprio l'altro giorno, che oggi il commercio ha avuto una trasformazione di quella che è l'attività dei, proprio dei commercianti in sé per sé. Oggi molte città, tra cui Ascoli, sono diventate più turistiche, quindi c'è stata una trasformazione rispetto al turismo di qualche anno fa, quindi c'è una maggiore attrattività che nasce dal mondo della ricettività, del mondo anche del food, del beverage, del B&B, di quello che possa essere un discorso di vitto ed alloggio, però chiaramente non possiamo perdere quella che è la tradizione invece delle nostre botteghe artigiane, quelle che possono essere un discorso dei nostri negozi storici. Quindi dobbiamo essere bravi a creare questo equilibrio tra queste due realtà, lo sviluppo che stiamo avendo da un punto di vista turistico e la tradizione e la storia della nostra città.